Montefalcone e l'Irpinia hanno perso un pezzo della loro storia, un pezzo di cuore, di memoria. È volato via Aldo Melillo, artista di talento indiscusso, pittore e scultore, persona umile, riservata, appassionata, che faceva della cultura la sua bussola di vita. Preside delle scuole medie di Montefalcone negli anni Ottanta, chi ha avuto la fortuna di averlo come professore lo ricorda tra i banchi dei suoi alunni, correggere con amore e sensibilità scarabocchi, trasformandoli con piccoli accorgimenti in opere d'arte, alcune delle quali ancora visibili nell'istituto scolastico da lui diretto. Melillo ha lasciato tracce invisibili all'occhio, quelle del cuore, ma anche opere d'arte che non temono il tempo, come il portale in bronzo della chiesa madre di Montefalcone. Il portale riporta una sequenza di temi di fede popolari e quattro simboli, il simbolo del santo, il simbolo di Montefalcione e due pergamene. Noi vogliamo ricordarlo così, con la forza delle immagini, mentre ci spiega in una puntata di Laicos del 2010 cosa rappresentano per lui e per tutti i cittadini di Montefalcione, profondamente devoti, gli affreschi della basilica. La scuola di decorazione napoletana era tra le più in voga in Italia addirittura. E grazie a una committenza seria e illuminata furono portati qui a Montefalcione. Infatti abbiamo questi finti marmi, questi fregi e i quadri che fanno parte della decorazione. Allora non si intendeva quadro fino a se stesso, quadro che completava la decorazione della chiesa. Infatti il pittore Iotice firma soltanto il quadro centrale dell'Assunta, gli altri quadri non sono firmati, infatti sono fatti tutti. Ma soprattutto volevo dire che durante il terremoto, tutte le chiese dell'Irpinia sono state biancheggiate, diciamo. Non hanno più questi colori. Hanno coperto tutte le decorazioni. Se mancava un angioletto, per non farlo, cancellavano anche quello esistente. Una ricostruzione, una restaurazione sulla quale ci sarebbe da discutere. Qui invece che cosa è accaduto? Grazie al Monsignore De Vizia, che ha preteso che si riportasse e si conservasse tutto, abbiamo ancora la vecchia decorazione.